una bellissima e serena conferenza stampa quella di oggi e sinceramente ho il dolore di doverla mutare di orientamento, al punto che questa interessante considerazione del mare come una risorsa e quindi la dimensione istituzionale della conferenza stampa si scontra contro la cecità di un governo che per fortuna è ai suoi ultimi giorni, ma che ha fatto delle scelte scellerate in contrasto con questa visione che è dell'Unione Europea. Ricordatevi, la Regione Puglia quando protesta nei confronti del governo italiano non lo fa a titolo personale, in alcune materie lo facciamo partendo dal Trattato di Parigi sul clima, in altre materie come questa partiamo dalla individuazione del mare come risorsa fondamentale della strategia europea, in particolare della macro regione adriatico-ionica. Voi immaginate che questa strategia ha un'importanza fondamentale perché mira a portare dentro l'Unione Europea altri paesi, tipo l'Albania e il Montenegro, e la regione guida dell'Unione Europea in questo processo è la Puglia. Quindi noi parliamo sulla base di un titolo che è quello di responsabili di una delle macro strategie dell'Unione Europea, che è in contrasto con le stupidaggini compiute da un governo che per quattro soldi, perché i permessi di ricerca costano poca roba, danno nessun risultato, e nel caso in cui siano positivamente riscontrate, cioè si dovesse trovare un giacimento, quel petrolio è pari pari il petrolio che si trova in un altro posto, perché al di là di piccolissime royalty è un petrolio privato che viene in qualche modo assorbito nel processo, quindi non è un petrolio pubblico come quello della Norvegia che viene gestito da una società di Stato che poi lo vende e realizza totalmente il profitto di quel petrolio, ma è veramente un processo di una stupidità senza pari. Un processo che peraltro contraddice le scelte dei governi precedenti che si erano impegnati da questo punto di vista a comportarsi diversamente. Mi sto riferendo ai governi, credo Berlusconi-Monti addirittura, quindi che governi di centrosinistra abbiano cambiato questi orientamenti, abbiano facilitato in particolare l'utilizzo dell'air gun per le ricerche, le prospezioni, cioè questo termine che è la ricerca petrolifera, è un fatto fuori dall'immaginabile. Se qualcuno vuole fare ancora analisi del voto, potrebbe partire dal referendum sulle trivelle e potrebbe rendersi conto di quanta gente vive sul mare, di quanta gente ha cultura del mare, di quanta gente ha capito perfettamente qual era il disprezzo del governo nei confronti del mare, e quindi per difendere il mare si va a votare. E devo dire che il referendum sulle trivelle è stato straordinario da questo punto di vista. Qualcuno pensava di averlo vinto in maniera ingenua, non raggiungendo il quorum, ma da oggi, e la Puglia lo ha sempre fatto, comincia la battaglia del mare adriatico, la battaglia del mare italiano, perché l'air gun è un sistema che attraverso bombe di aria compressa, registrando il ritorno di queste iniezioni di aria compressa, mira a stabilire dove è più probabile che si possa trovare un giacimento petrolifero. Per far questo, ovviamente, potete chiedere al professore Gardemeo che cosa succede alla fauna marina. Ricordate i 7 capodogli spiaggiati sul Gargano. Ricordatevi quelle scene. E perché chiaramente i pesci hanno dei sistemi di orientamento fortemente influenzati da queste cose. Devo essere rapido perché sennò arrivo tardi a Foggia, ma voglio anche dirvi che questo governo è arrivato vigliaccamente, lo dico proprio tecnicamente, vigliaccamente, a impugnare persino la legge pugliese sulla partecipazione nella parte in cui consentiva o favoriva il dibattito dei pugliesi sulle trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e la produzione di idrocarburi, perché ritiene che noi non dobbiamo neanche discutere di questo argomento, e quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato persino questa nostra decisione legislativa, che devo dire non aveva nulla di male, visto che le regioni hanno dei poteri, diciamo così, concertativi residui in queste materie, che quindi devono essere esercitati secondo le nostre leggi,
sulla base di un processo partecipativo nel quale la regione ha diritto di sapere cosa i cittadini vogliono che poi noi diciamo nelle sedi concertative. Quindi è veramente una questione ideologica per il governo attaccare la Puglia che difende il suo mare. E in più, chiudo, ci sono due elementi che veramente sconcertano. Il fatto che il Consiglio di Stato non ha detto che l'airgun è una cosa buona, come qualcuno, ripeto ancora una volta, vigliaccamente sta cercando di far comprendere. Ha detto solo che si tratta di una scelta discrezionale del governo, nel quale è chiaro un giudice non può entrare, perché c'è una divisione tra il potere giurisdizionale e il potere legislativo e dell'esecutivo. Ed è evidente che un giudice non si può sostituire in una scelta discrezionale. Ed è evidente che se un governo decide di rendere legittimo l'uso dell'airgun, non è certo un giudice che può cambiare la legge, il giudice la può solo applicare. E quindi ha ribadito a pagina 12 sulle 19 della sentenza, che viene esibita vigliaccamente, terza volta che lo dico, dal governo per dire che hanno avuto ragione e che noi abbiamo avuto torto, gli si dice semplicemente che questa è una scelta fatta dal governo sulla quale non si può entrare dal punto di vista giurisdizionale. E chiudo dicendo ovviamente che per noi la partita non è chiusa, non è finita, perché siccome, ripeto, grazie a Dio, questo governo se n'è andato a casa, è chiuso, ha chiuso la sua storia, noi apriremo con chiunque voglia, con qualunque forza politica, lo dico a questo punto io con, dovendo non fare altro che difendere il mare della Puglia, con qualunque forza politica che si impegni a modificare queste norme e a vietare l'uso dell'airgun. Vi dico solo questo per dirvi come era prima di questo governo il dibattito sull'airgun. Addirittura qualcuno aveva ritenuto di inserirlo, l'uso dell'airgun, nei cosiddetti ecoreati. Cioè si pensava addirittura di rendere l'airgun un reato, e adesso qualcuno l'ha fatto diventare il mezzo, diciamo così, per il quale concedere questi permessi che, ripeto, fruttano lo Stato poche decine di migliaia di euro per ciascun permesso. La Puglia sarà di nuovo in prima linea. Adesso poi mi vengano a dire che io questa cosa la faccio contro qualcuno in particolare, non credo, questo contro qualcuno oggi non avrebbe senso. Evidentemente l'ira della Puglia intera, posso dirlo, perché non ho trovato stamattina che sui giornali che gente disperata, infuriata, dispiaciuta, mortificata, non c'è una sola voce a favore di questa cosa, se non, ripeto, piccoli burocrati di un ministero, alcuni uomini politici collegati inevitabilmente a delle lobby, perché se si sblocca la possibilità di fare ricerche con airgun nel nostro mare grazie a provvedimenti politici, questi politici non possono che essere considerati dei lobbisti, non sono altro, perché non c'è nessuna giustificazione né economica né di altra natura che giustifichi, soprattutto nel mare Adriatico, che è un mare piccolissimo e poco più che un lago, che giustifichino non solo l'utilizzo dell'airgun ma anche l'implementazione dei campi di ricerca, perché qui il dramma è che il danno è immediato, l'utilizzo dell'airgun, e se per ipotesi la ricerca ha successo il danno è ancora maggiore, perché si iniziano campagne di ricerca che a causa del referendum sono infinite, perché vi ricordo che l'unico quesito residuo dei 6 che grazie a Dio furono ritirati è quello sulla eliminazione del termine delle concessioni per le estrazioni minerarie, che è una cosa veramente, far residuare solo quell'elemento è stato un elemento criminale per evitare alle grandi compagnie petrolifere il cosiddetto decommissioning, cioè lo smontaggio e la chiusura secondo le regole delle piattaforme che nella fase finale della loro vita sono ancora più pericolose che nella fase precedente per l'ambiente. Chiudo, l'ho detto la terza volta, solo perché me ne devo andare, perché sennò sinceramente avrei continuato a inveire con tutta l'ira di cui un'intera comunità è capace oggi. Grazie.